Comportamenti da osservare con il monopattino elettrico. Informazioni per una mobilità sostenibile e sicura. 1. Transitare sulle piste e corsie loro riservate quando esistono, osservando in tali circostanze le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 2. In assenza di pista ciclabile, percorrere la carreggiata restando il più possibile vicino al margine destro. 3. Procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a 2. 4. Segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra o di svolta a destra che si intende effettuare. 5. Attraversare tenendo il monopattino a mano in caso di traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano. 6. Inserire il limitatore di velocità per procedere a 6 km orari nelle aree pedonali. In assenza di questo, condurre il monopattino a mano. 7. Utilizzare, dove presente, la casa avanzata, un'area riservata esclusivamente ai monopattini e alle biciclette, la cui linea di arresto è posta ad almeno 3 metri sopra quella del flusso veicolare. 8. Sostare con il monopattino dove consentito. 9. Anche se non è previsto, è consigliato utilizzare un casco protettivo, obbligatorio invece per i minorenni. 10. Indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano.